simbolo che il fenomeno dell'immigrazione va gestito e non subito. A Mineo parliamo di un appalto di circa 100 milioni di euro, l'ha detto lei prima, 4.000, io li chiamo presunti profughi, potenziali clandestini, in un sistema clienterale, anche perché sul CARA di Mineo, oltre all'indagine per quanto riguarda i soldi gonfiati, o meglio, il rigonfiamento delle presenze e quindi la truffa ai danni dello Stato, c'è anche un'inchiesta su parentopoli, quindi amici degli amici che vengono assunti per creare questo sistema, quello è il simbolo di un fallimento, una truffa, quello è il simbolo di un fallimento di gestione in un concorso di colpe e da parte del governo italiano. Ricordiamo che nell'ultima settimana nel nostro paese sono sbarcati 13.000 presunti profughi o falsi profughi, li chiamo così perché i numeri, che non sono i numeri della Lega o di Molteni, ma sono i numeri certificati al Ministero dell'Interno, falsi profughi, dicono, non più clandestini, falsi profughi, entrambi, se uno è un falso profugo è un migrante economico e secondo tutte le regole e tutte le convenzioni internazionali dovrebbero essere rimpatriati. Allora,